Ciao dolcette e bentornate sul mio canale. Oggi andremo avanti a giocare a Dolce Flirt. Continueremo sempre il capitolo 37. Dobbiamo sistemare un po' la situazione con Kentin, che si comporta in modo stranissimo per colpa di Evan, quindi direi di cominciare subito. Ok, i gemelli sono già arrivati. Spero non vi dispiaccia se ho detto a Castiel di venire con noi. Castiel sembra determinato. Non credo accetterebbe che Kentin mi parli di nuovo come ha fatto l'altro giorno. E neanch'io, tra l'altro. Non c'è problema. Ci siamo sistemati, impazienti di trovare una soluzione. Volete che vi dica l'ultima? Oddio. Evan ci ha proposto di andare ancora al Moon Dance domani sera. Come ben sai, morivamo dalla voglia di tornarci. In effetti, abbiamo deciso di declinare l'invito. Non ci torno neanche morto in quel posto diabolico. Non esagerare, Armin. Soprattutto non ci interessa affatto comportarci come Kentin ed Evan. Non ci va proprio di ritrovarci nel mezzo di una competizione tra chi ha più testosterone. Come no? Invece dovete andarci, anzi, dobbiamo andarci tutti. Come, scusa? Non esiste. Non metto piede in una discoteca dove mettono musica commerciale. Dai, non è così tragica la cosa. Ascoltatemi. Se ci andiamo tutti, potremmo sorvegliare Kentin, sperando che non si attiri noia. E forse si renderà conto che sta sbagliando e si farà delle domande. Vedendo che siamo in tanti a preoccuparci, forse si dirà che è strano. Non so perché, ma questo piano mi sembra destinato al fallimento. Ma se pensi che possa funzionare? Fate come volete, ma io vado con Kentin ed Evan. Inoltre, se li lasciamo soli, si metteranno nei guai. Non me ne sto con le mani in mano ad aspettare che succeda. Non ti lascio andare da sola, vengo anch'io. Ci siamo messi d'accordo per accompagnare Evan e Kentin al Moon Dance la sera dopo. Adesso devo solo trovare qualcosa da mettere per l'occasione. E vai, andiamo in discoteca! E soprattutto, convincere i miei a farmi uscire. Allora, mi diranno di no. Ehi, ciao! Sei già tornata? Sì, perché le lezioni finivano prima oggi. Bene, te lo sei proprio meritato un weekend di riposo. A questo proposito... devo chiederti qualcosa. Mamma mi guarda e aspetta la mia domanda. Non ho proprio voglia di mentirle di nuovo. Anche se non sono sicura che mi dirà di sì per andare in discoteca. Sapete che c'è? Per come sono fatta io, voglio dire la verità perché io ho sempre detto la verità a mia madre. Quindi faccio la B. Mi piacerebbe uscire domani sera. Ah sì? E dove? In una discoteca che si chiama Moon Dance. E per andare a fare cosa? Mamma, in discoteca che ci vado a fare? E ballare, no? Beh, per andare a ballare. Per favore, mamma, è molto importante che ci vada. E voglio dire, ho davvero voglia di andarci. Ci vai con Rosalia? No, con altri compagni di scuola e il fratello maggiore dei gemelli. Senti, mi prendi un po' alla sprovvista. Non pensavo che ti piacesse andare in discoteca. Non è proprio una discoteca, ma piuttosto un bar con della musica. Ti prometto di non bere alcol e di stare attenta. Una cosa è certa, ci tieni davvero tanto ad andare. La mamma sta riflettendo. Senti, io non ci vedo inconvenienti, sempre se fai i compiti in anticipo e che non torni troppo tardi. Le sono saltata al collo, contenta e sorpresa che mi abbia dato il permesso. Grazie, grazie mamma, sei fantastica. Non posso certo impedire a mia figlia di andare a ballare. A me e tuo padre piaceva davvero tanto ballare. E poi preferisco che tu mi dica la verità piuttosto che tu mente ed esca di nascosto. Almeno so che posso darti fiducia. Eh già, e questa è una cosa importante. Sono andata in camera mia con il cuore più leggero. Ok. Chissà come andrà la serata. In ogni caso, domani pomeriggio vado a comprarmi qualcosa per la serata.
Forse potrei chiedere a qualcuno di venire con me a provare qualcosa di nuovo. Io direi di chiedere alla migliore amica. Ho chiamato Rosalia per chiederle di venire in centro con me. E le ho detto della nostra uscita al Moon Dance. Certo, come no? Possiamo andare da Late. Sono sicura che troverai qualcosa che fa il caso tuo. Allora ci vediamo domani. Farò bene ad andare a dormire presto per essere in forma domani. Mi sono addormentata pensando a Kenty. Si gioca tutto domani sera. Ho passato una notte agitata e mi sono svegliata un po' preoccupata. Ma almeno non sarò sola stavolta. Andiamo a fare shopping. Ho raggiunto Rosa al negozio. Spero che tu sia pronta. Lei ti ha messo da parte diverse cosine carine per stasera. E sono una più bella dell'altra. Mi fido per questo. Puoi. Siamo entrate. Ciao ragazze. Allora, Keiris, a quanto pare ti prepari per una bella serata. Diciamo. Vorrei soprattutto fare attenzione a Kentin affinché non finisca dalla polizia. Potrei pensare a cose più entusiasmanti. E ho preferito non dire niente riguardo per non far preoccupare Rosa e Late. Ecco le tenute, provale, io ho dei clienti alla cassa. Chiamatemi se avete bisogno. Grazie, amore mio. Siete adorabili, tutti e due. Sai che il weekend che abbiamo passato insieme ci ha uniti ancora di più? Sono molto contenta per voi. Adesso vai a provare e dimmi cosa ne pensi della mia selezione. Spero solo che ne valga la pena. Wow. Oh my god, mi piacciono entrambe. Oddio, non so quale scegliere, sono troppo belle. Comunque vedo che hanno abbassato di tantissimo il prezzo delle tenute, e questa cosa l'adoro. Allora, per il mio stile, io mi vestirei più così, sinceramente. Quindi scelgo questa. Wow, che bella! Mi trovo davvero carina vestita così. Spero tanto che piacerà anche a Castiella. Sei magnifica! Sono sicura che farai un figurone. Vedremo. Grazie per l'aiuto, Rosa. Dopo il negozio di Late, ho deciso di tornare subito a casa e continuare a prepararmi. Ok, andiamo a casa. No, vabbè, è troppo bella la dolcetta vestita così, mi piace troppo. Sono andata in bagno a prepararmi. L'ho fatto con più cura del solito. Bisogna essere maggiorenni per entrare in discoteca, allora non devo sembrare una ragazzina. E ora di andare. Ho appuntamento con i ragazzi per prendere l'autobus. Andiamo, non vedo l'ora. Andiamo in discoteca. Dun 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 dun. I ragazzi erano già alla fermata dell'autobus quando sono arrivata. Wow, siete bellissimi. Wow, Alexi è davvero elegante. Bene, ci siamo tutti. Possiamo andare allora. Fantastico. Non credo che gli altri abbiano sentito il suo commento. Keris, ti sta benissimo questo vestito. Grazie, Alex. È stata Rosalia ad aiutarmi a sceglierlo. Ha fatto davvero un buon lavoro. E devo ammettere che anche tu non sei niente male. Grazie. Alex ha ragione. Sono molto fortunato ad avere una partner così bella. Che carino, che tesoro. Castiel mi abbraccia. Siamo saliti sull'autobus. Cioè, io se ripenso ai primi commenti che faceva Castiele su di noi, tipo, non lo so, è sconvolgente la cosa. Il tragitto fino al Moon Dance costa 2 dollari. Pago il biglietto. Non posso mica tornare indietro adesso. Armin, sai per caso se ci sono degli autobus anche per il ritorno? Sì, ci sono degli autobus tutta la notte, uno ogni ora, dalla discoteca verso il centro. Se non mi trovi più ad un certo punto, saprai dove sono, ok? Castiel, fai uno sforzo per favore! Sto scherzando, è mica tanto. Oh, che bello! Ragazzina, non ti preoccupare, è impossibile che ti lasci qui. Ti
Siamo arrivati alla fermata del Moon Dance. Entro io per primo. Siamo in troppi per entrare tutti insieme. Lo osservo con angoscia mentre va verso il buttafuori, che lo lascia andare immediatamente. In effetti è vero che sembra più grande dell'età che ha. Siamo i prossimi. Kiris, sorridi più che puoi, per favore. Un sorriso del tipo «Sono maggiorenne e vado in discoteca tutte le settimane». Vale anche per noi, Armin. Non potevi fare uno sforzo e vestirti diversamente? Già, esatto. Che cosa c'è che non va con i miei vestiti? Sembri un liceale, ecco cosa c'è che non va. E c'ha ragione! Voi due, smettetela! È il modo migliore per farci notare. Non perdiamo altro tempo. Siamo davanti al buttafuori. Ciao! Ci conosciamo? Non credo. È quello che mi dicevo. Il buttafuori ci scruta dall'alto in basso con aria sospettosa. Aspettate qui. È sparito per qualche istante. Ecco, non entreremo mai. Anche secondo me non ha abboccato. Se finisco ancora in caserma sono problemi grossi, sappiatelo. Ma no, andrà tutto bene. Ho cercato di fare del mio meglio per far funzionare il mio sorriso, spalle dritte. La montagna umana è tornata. Mi sembrate un po' giovani. Ma non ci sono tante ragazze stasera. O almeno, non delle ragazze così carine. Allora prego, entrate. A quanto pare essere belle funziona. Faccio un sospiro di sollievo. Finalmente possiamo entrare. Oh no, non hai... Come non ho ottenuto l'illustrazione? Ah, forse perché non c'ho l'abbigliamento adatto. E vabbè, ma io ve la metto comunque. Che la serata abbia inizio! E vai! Eccoci qui, che bello, adoro! Dentro fa un caldo assurdo. Le casse fanno vibrare tutto al ritmo di musica elettronica. C'è davvero poca luce, a parte quelle rosse e blu. Sono tutti vestiti bene e hanno pettinature all'ultima moda. Quando siamo entrati ci hanno guardati tutti dalla testa ai piedi. Armin voleva dire qualcosa, ma la musica sovrasta la sua voce. Sembra un bar di vampiri, come in Blood Truth, non vi sembra? Nessuno lo conosce, Armin. Certo che sì, è un telefilm conosciutissimo. Armin ha messo il muso. Ci siamo addentrati nella folla cercando di ritrovare gli altri. Dov'è Castiel? Oh, eccolo. Credo di aver visto Castiel laggiù. Alex ed Armin mi hanno seguito sulla pista da ballo mentre cercavo di farci largo tra la folla. Poi qualcuno mi ha preso per un braccio e mi sono girata. Mi sono trovata davanti un ragazzo. Oddio, ma chi è? Mi sono trovata davanti un ragazzo molto più grande di noi, carnagione chiara e capelli argentati. Il suo viso aveva qualcosa di enigmatico, attraente, ma anche un po' inquietante. Potevate disegnarlo, perché non si vede? Bella, ti va se ti pago da bere? Ma anche no, grazie. O se preferisci puoi offrirmi tu da bere. Ti offro un'altra cosa. E non è bella, tipo un pugno ti offro. Mi ha fatto l'occhiolino accompagnato da un sorrisetto, mostrandomi i suoi bianchissimi denti. Ma che vuoi? Lasciami! Ho tirato via il braccio. Dov'è il mio ragazzo quando serve? Oddio, chi è? Si è avvicinato un altro amico, dall'aria ancora più strana. Lascia stare, è qui con qualcuno. Senza dire una parola, si sono girati e se ne sono andati. Bene. Li ho guardati andare via, come se fossi ipnotizzata. E poi ho sentito la voce di Alexi che mi chiamava. Kairis! Sono stata trattenuta. Li conosci per caso? Affatto! Andiamo adesso, abbiamo già perso abbastanza tempo. Abbiamo raggiunto Castiele che era seduto al bar. Dove sono Ivan e Kentin? Da quella parte, in cerca di problemi. Ce li indica con la mano. Ci siamo avvicinati a loro.
stavano parlando con un gruppo di ragazzi che non sembravano apprezzare particolarmente la loro compagnia. Ci siamo avvicinati per capire che cosa si stessero dicendo. Che bevete, ragazzi? Succo di frutta? Pensavate di essere venuti al compleanno di un compagno di scuola? Ragazzino, le tue provocazioni riportatele a casa se non vuoi avere problemi con noi. Meglio che smammi. Non è un posto per lattanti. Mi stai dando del bamboccio? Kentin si è avvicinato all'idiota con aria minacciosa, pronto a colpirlo. Castiele si è messo in mezzo e ha tirato indietro Kentin. Calmati, Rambo. Per caso vuoi uscire da qui in tanti piccoli pezzi? Ecco, bravo ragazzino, ascolta il tuo amico e vattene. E stavolta ci si è dovuto mettere anche Alexia a trattenere Kentin, che voleva buttarsi sullo sconosciuto. Siamo riusciti ad allontanarlo dal gruppo di idioti che lo guardavano con un'aria beffarda. Ma che ci fate voi qui? Abbiamo deciso di venire tutti. Ed eravate obbligati a venire tutti insieme? Anche Evan ha cominciato a prenderlo in giro. Kentin, non puoi fare proprio niente senza che i tuoi amici si comportino come fossero i tuoi genitori? Mi rompete tutti, me ne vado. Si è diretto verso l'uscita furioso. Mi giro verso Evan, sono davvero arrabbiata. Hai visto le tue cavolate a cosa portano? Per colpa tua, Kentin, pensa di essere un duro e si attira noia. Vi insegnano queste cose alla scuola militare? E ti consiglio di rivedere il tuo concetto di amicizia, perché al momento non c'è da esserne fieri. Evan è senza parole, non credo si aspettasse una scenata simile. Non potete continuare a comportarvi così. E a questo punto vi metto l'illustrazione perché per ottenere quella con Evan dovevo vestirmi di rosso, insomma, dovevo indossare il vestito rosso. Nel frattempo gli idioti di prima sono tornati alla carica. Si davano delle gomitate prendendosi gioco di Evan mentre gliene dicevo quattro. Sembravano decisi a non lasciar perdere. Ci occupiamo noi di questi. Vai a cercare Kentin. Sono corsa a cercare Kentin, anche se sono molto arrabbiata. Ok, andiamo fuori, ma non abbiamo ballato neanche per 2 secondi. Kentin, aspetta! Lasciami in pace! Sono andata verso di lui contrariata. Ma che diavolo ti è preso? Perché ti comporti così? E tu? Perché devi sempre fare un dramma per tutto? Devi sempre mischiarti anche in quello che non ti riguarda. Mi sono resa conto che stavo perdendo la pazienza. Come puoi dire una cosa simile? Perché è vero. Ci sono sempre stata per te. Mi stai rinfacciando questo? Strano, quando sono arrivato al dolce amore se non ti preoccupavi per me. Perché ti faccio soprattutto pietà, secondo me. Questo Evan ti ha fatto il lavaggio del cervello. Spero tu ti renda conto che ha una pessima influenza su di te. Non ti permetto di dire una cosa simile. Quando sono arrivato alla scuola militare ero un ragazzino e mi prendevano tutti in giro. Lascia stare. No, ti hanno che? Bullizzato? Ti facevano qualcosa? Evan mi ha aiutato ad affermarmi e a non lasciarmi sopraffare. Ho fiducia in me stesso solo grazie a lui. Tu vorresti che ridiventassi la vittima che ero prima? Sono sicura che ti abbia aiutato, ma il suo comportamento degli ultimi tempi è inaccettabile. Non sei più il Kentin che conoscevo. Allora, se non apprezzi come sono adesso, forse non possiamo più essere amici. E su queste parole si è girato ed è andato via. Mi sono accontentata di guardarlo, impotente. Kentin. Ok, e questa è l'illustrazione che abbiamo sbloccato con lui mentre stiamo discutendo. Ma quindi adesso non siamo più amici? L'ho guardato andare via e un brivido mi ha attraversato tutto il corpo. Ho sentito un gran freddo, ritrovandomi sola davanti a questo disco bar dove non voglio venire mai più.
Oh, è finito così quindi l'episodio, in questa maniera triste. Pensavo che avremmo chiarito tutta la situazione, che lui, non lo so, si sarebbe scusato. E invece no, è terminato proprio malissimo, che abbiamo litigato e tutto. Quindi penso che nel prossimo forse... Oddio, che è? No, vabbè, forse nel prossimo vediamo l'arrivo di Kenti nella scuola militare, per caso. Mi piacerebbe tantissimo perché la cosa mi incuriosisce. Ok, non vedo l'ora di cominciare il prossimo episodio, allora. Fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato voi giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!